Ciao a tutti ragazzi, sono Letizia e bentornati a un video di Written a Shelf. Oggi come vedete il titolo del video di oggi, appunto, sono qui con voi per parlare del book haul del mese di maggio, pieno ovviamente di soli manga perché non c'erano uscite oggi, probabilmente non c'erano uscite libresche che mi incuriosivano più di tanto, ma ce ne saranno probabilmente a giugno. Sì, a giugno ce ne saranno di uscite, almeno quasi sicuramente una. Ma devo vedere se mi interessa davvero oppure no, quindi ci andrò con i piedi di piombo con questa uscita. Comunque, punto. Manga, un video spero abbastanza breve, anche perché ne ho presi forse una decina in tutto, 10 volumi in tutto. E direi appunto di partire con il primo, cioè questo. È NTK, il volume 23, ed è di Ayu Watanabe, della Star Comics, viene 4,30. Ora, di questo è il penultimo, della serie! E poi il 24 uscirà a settembre di quest'anno. E sono tipo lì, grazie signore. Così finalmente questa serie finisce, perché io ne posso più. Comunque, cose a parte, finalmente sta per finire e voi non potete capire la mia immensa gioia, perché non ne posso più, perché 25 volumi per, cioè diciamo 24 volumi per uno shoujo scolastico normale, cioè molto base, una storia romantica normale, personalmente per me sono troppi, per non parlare dei 30 di Arrivare a te, che sono una cosa improponibile, ma personalmente è gusto personale, cioè pensiero personale, senza offese per nessuno, anzi mancherebbe altro. Per invece se si parla di shoujo metà scolastici, metà fantastici come Kamisame Kiss, lì ci possono stare le cose, anche perché c'è la parte fantasy che ha bisogno di parecchio tempo di solito per diramarsi e per concludersi per bene, però dico, le storie romantiche dopo 20-30 volumi iniziano ad essere un po' ripetitive, quindi sono tipo lì meno male finisce, cioè meno male sia Lady K che Arrivate finiranno, perché basta, cioè belli, carini, divertenti, ma basta. Però vabbè, cioè dalla parte mi dispiace che sono diciamo i primi manga che ho iniziato praticamente a seguire, e quindi un po', cioè si chiudono 10 anni qua, sì praticamente 10 anni della mia entrata nel mondo dei manga, e quindi sono tipo lì, un po' di nostalgia ce l'ho, ma vabbè. Parlando di nostalgia, io ho iniziato a prendere questi, cioè i primi 5 volumi di Sailor Moon, e voi non potete capire quanto io sia emozionata per questa cosa, perché praticamente Sailor Moon era uno dei miei, era il mio must, il mio anime da guardare sempre, cioè dopo Dragon Ball c'erano Sailor Moon, poi le Mermaid Melody, poi Sakura, Cardcaptor Sakura. Poi ce n'erano tanti altri, tipo anche le mie, c'era un monte di anime che io dovevo vedere, ma Sailor Moon era tipo in cima a tutti, insieme a Dragon Ball, cioè era da vedere. Ora, so che comunque la storia dell'anime è molto molto diversa per certi aspetti dalla storia del manga, perché il manga effettivamente è corto, sono 12 volumi soltanto. L'anime in realtà ha 5 stagioni e in tutto la bellezza di 200 episodi. Molti dei quali mi hanno detto appunto ragazze che hanno visto l'anime e hanno letto il manga, sono episodi comunque, cose con cattivi che non c'entrano assolutamente niente con la trama del manga. Quindi boh, io l'anime l'ho visto, sì, l'ho adorato, sì, ci ho sclerato sopra, sì, ci ho sofferto, sì. Quindi boh, non so cosa aspettarmi dal manga, perché mi hanno detto che è molto più bello dell'anime, quindi probabilmente sclererò molto più pesantemente e soprattutto perderò tanti pezzi di cuore, molto probabilmente, sì. Ne perderò, ma tanti, molto probabilmente, ma vabbè. E sempre di nostalgia, parliamo con, tra-da-dan, le situazioni di lui e lei, di Masao Matsuda, a proposito, Sailor Moon è di Naoko Takekushi, io ho iniziato a prendere l'edizione edita dalla Star Comics, e che è questa con le alette, quella nuova praticamente, e questa qua viene 4,70, però ben fatta, cioè i colori sono bellissimi, almeno le copertine sono qualcosa di micidiale, proprio belle, vivaci, belle, piene di colore, proprio ben definite, questa cosa mi piace. Tornando appunto alle situazioni di lui e lei, perché io oggi sono un po' di fuori, ma va bene così, tutto normale. Dicevo, situazioni di lui e lei, Masao Matsuda, ho preso i volumi dal 10 al 12, e questi sono invece editi dalla Panini Comics, sì, e vengono 5,50. Di questi mi sembra mancano in tutto 10 volumi, perché in tutto sono 21 della prima versione fu, mi ricordo fu
stampata dalla Dynit anni fa, come fu stampato anche Fruit Basket. Però sia Fruit Basket che le situazioni di Lele sono stati riacquistati dalla Panini, che appunto li sta rimettendo in commercio. Però tanto io di Fruit Basket ho la mia bambina, la mia versione lì sulle mensole, e mi piange il cuore solo se ci penso. Comunque, il video di oggi finisce qua. Spero che vi sia piaciuto, spero che abbiate trovato dei titoli interessanti, non so, per magari a chi di voi piacciono i manga. E io vi saluto qua. Se il video vi è piaciuto, per favore mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale qui sotto, così vi saluto qua, appunto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao 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 ciao!